non lo farebbe. Bene, quello che muove il mulinello è appunto questo raggio che viene scoperto da Thomson alla fine dell'Ottocento essere costituito da tante piccole particelle cariche negativamente. Infatti con altri esperimenti si può vedere che questo raggio devia quando viene mosso un magnete vicino, e carica negativamente e dotate di massa. Queste particelle vengono chiamate elettroni proprio da Thomson.